Benvenuti in questo nuovo video Roblox. Quest'oggi, come potete vedere, siamo dei piccoli dinosauri. Il nostro obiettivo è però diventare dei T-Rex e spaccare le città, ammazzare tutti, sterminare, distruggere, annientare, far prendere fuoco, far piangere e urlare le persone e tutto quello che poi viene in mente. Per adesso però siamo dei piccoli dinosauri con Freak e Five balletti di Fortnite Kid. Esatto, quindi... allora il problema è che io ho cliccato il tasto E, quello che vedi sulla sinistra, non riesco a smettere di ballare, non so come si smette di ballare, io posso saltare, posso fare altro, ma non smetto di ballare, bastava quindi... correre. Ah, grazie, grazie. Comunque Steph ci ha messo talmente tanto tempo a fare l'intro che siamo a livello 3, esatto. Non so come ho livellato. Stando fermi, una cosa importante, come sempre se volete provare anche voi la mappa perché vi piace, sono per diventato rosa, vi lasciamo il link in descrizione, quindi se volete giocarla potete andare a giocarla anche voi e direi di partire subito. Io immagino che... ok, dobbiamo tipo spaccare i funghi morsicando... no, dandoci testate, cioè penso che sia più o meno quello il senso, vedi? Ah sì, io stavo vai premendo dritto, inutilmente. No. Aspetta! Ok, perché alcune fanno faccina brutta, esatto, altri dicevo, soldi? Perché mi è comparsa una faccina brutta, ma tipo avvelenato? No. Boh, no, e so. Tipo perché ogni tanto non è... oh, bellissimo! Tu continua. Sono a livello allora, 5, dopo quindi... ti garantisco che è una figata perché okay. Puoi far esplodere le città, e questa è una cosa figa. Però non so quando, come e perché. E soprattutto la mappa è strana. Non capisco verso dove dobbiamo andare. Sono livello 6 comunque. Sono diventato un dinosauro rosso. Questi sono i vari dinosauri strafighi, giganteschi, incredibili che purtroppo non possiamo avere. Anche questo drago è stupendo. E questa sembra appunto la zona... ok, lì serve il livello 60 ad esempio, me lo dice. Mentre di qua posso andare. Il deserto sembra molto meglio perché mi dà più esperienza rispetto... alla zona funghi. Ma sei sicuro? Di più. Sì, 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 23 da... di esperienza. Da davvero un sacco di esperienza sta zona, sono tipo a livello 7. Io sono al 10. Siamo lentissimi a camminare. Hai ascoltato? Cos'è successo? L'hai sentito? Sono stata io! Devi cliccare questo tasto. Ma io faccio un verso molto più normale di te. Smetti, per favore. Ma lo senti anche tu? Sì. O lo senti dalle mie cuffie? No, lo sento anch'io purtroppo. Allora, se mi ascolti un attimo, sì. Io sto a livello 13, quindi vai nel deserto e fai il deserto. Grazie. Sono nel deserto, ti stavo ascoltando, che ci metto un po' ad arrivare perché sono lenta. Cosa sto facendo? Ok, sono al 15 e sono diventato un dinosauro strafigo. Allora, riesco già a mangiare anche questo? No. Ok, ho capito adesso cosa sono le concine. Quando sei troppo basso per poter mangiare una cosa specifica. Ok, ok, sì. Ora sì. Mi è chiaro. Stiamo al 17, raga. Fra un po', secondo me, possiamo iniziare a distruggere questa cittadina, che ovviamente è desertica, perché si parte dal basso per arrivare all'alto. E quindi, ovviamente, dobbiamo spaccare prima la città. Ma a livello 10, 11, credo, si cambia proprio tipo di dinosauro. Sì. Abbiamo cambiato aspetto. E per quello io non faccio il tuo verso. Io adesso sono al 20. Ah sì, ora faccio il tuo. Ecco, ecco, ok. Capito che è ben tutto. Più normale. Allora, capito lì invece tutto. Livello... livello? Sono un triceratopo! Come lo sei diventato? È arrivando al 21. Bellissimo. A livello 80 c'è la cittadina figa dove vorrei andare a distruggere tutto. Quindi quello è il mio obiettivo di oggi. Mentre l'altra zona che potevamo fare in base a livello era al 60. Qua non abbiamo regalini da prendere. Qua vediamo i nostri dinosauri sbloccati fino ad ora. Perfetto. Però ragazzi, stiamo salendo di livello, ma possiamo rompere sempre le stesse cose. E qua penso, magari c'è qualcosa che non stiamo notando. Quindi cerchiamo di concentrarci, di vedere se magari c'è qualcosa che ci sfugge. Allora, a livello 25 sono diventato un triceratopo veramente strafigo. Sembro tipo un triceratopo in due. Aiuto! Ah, ci possiamo far danno! Ho fatto un salto nella sedia, mi sono spaventata! Vieni un attimo e ti smonto in due. Aiuto, mi ha fatto paura, vattene! Vieni che il triceratopo te smonta! Perché ci facciamo male, oh! Sta scappando, raga, no. No, no, fa rumori, ma non prendiamo no, danno. No, no, sì, guarda la tua vita. Ma io non ti ho fatto danno. Guarda, aspetta, no, perché ho cambiato specie e quindi sono diventata più resistente, per quello non mi hai fatto danno, perché mi hai beccato nel momento in cui ho livellato. Ma io non ti faccio mai danno. Vedi? E poi io ti faccio danno. E te puoi far più o no? mi sembra legit proprio. Allora ragazzi, abbiamo praticamente gli 800 per andare a spaccare la città. Preparatevi perché sarà il momento più bello della storia di questi video di Roblox. Ah, ma posso fare le casette adesso? Io no. Guarda! Perché sono solo alcune, infatti non ho ancora capito. No, anche bene. Questo posto, guarda! Vedi? Maledetta, me l'hai rubato e mi hai dato pure una testata. Non l'ho fatto apposta. Partono. Allora, ok, ho sbloccato il nuovo dino. Guarda che bello che sono. Fighissimo. Sì.
Quindi le casette più piccole possiamo fare, danno 81 di esperienza, che è veramente ottimo perché paga di più. Però in realtà, ragazzi, per la differenza tra il cactus e la casetta e il ritmo e il livello di quantità che c'è, vi consiglio drasticamente comunque di farmare rocce, alberi e cactus, perché le casette non ne vale la pena. Ci sfidiamo all'arena. Andiamo! Let's Ma go! tu sei più alto di livello, non Non ho vale! paura di te. Eh sì, ma io non ti posso far danno, Ma tu mi fai l'hai visto che danno. con 600 Robux puoi diventare un Godzilla con le ali? Cioè, mi sembra conveniente, che ne pensi? No, assolutamente. A me Tu sembra un buon in questa prezzo! mappa non spendi mezzo Robux, guarda, te lo Ma non dico. dove... Ok. Vedi! Mi sta spaccando le orecchie sta mappa, aiuto! Raga, mi fa più danno. Ma tu hai più vita! Tu hai più vita! La battaglia più triste del secolo. Tu hai più vita, Steph, quindi io non Sto riesco. vincendo? Ho vinto. Avrei vinto io se fossi un dinosauro Ah, migliore. comunque bisognava stare nel cerchio. Ah. Ma porca. Vince chi sta di più nel cerchio, ma sono basso di vita. Raga, ma perdo. Perché vedi, pensi alle battaglie e non capisci le strategie. Arrivo. Arrivo. Vattene. Maledetta, in vantaggio. Vattene. Ti Io ballo. spacco Io giù. ballo. Faccio i versi. Aiuto! Non me l'aspettavo così forte. Ma perché anche sull'audio basso mi partono questi volumi altissimi nelle Ok, fare schiattata. orecchie? Il Fare. mio Oh. verso è tristissimo, però, guarda. Sto Cioè, non si vincendo. sente. Sto vincendo. L'hai sentita Steph, ti mia? prego, Steph, ti prego. Ma quanto dobbiamo aspettare ancora? Bene, per fortuna ha studiato poco nella vita. Perché Tu hai studiato poco. al momento io ho un leggero vantaggio tipo di un secondo. Quindi se non schiatto vinco io. Lo so, ma ti stai seguendo, non lo Eh vedi? Non è che sì, non l'ho ma all'inizio capito. mi hai lasciato stare. Maledetto infame. Io ballo. Spero di essere più forte a sufficienza da batterti. Mi sa di sì, ti sto recuperando. Ma sta Scappo. laggando! Scappo. Ma raga, ma quanto lagga sta mappa? Non mi avrai mai. No, Sto tornando, però sei morto. no, Sei morto. Sei morto. siamo a destra. Una finta. Raga, mancano 10 secondi. Io sto laggando, non la vedo. Raga, io non la vedo che È mi spicchia. morto. Ma come stai laggando? Io non sto laggando. Fatto in tempo, ho vinto. Per un secondo. Dai, ma no, ma no, A che poi dà un po' più di monete. Oh, ma tantissime monete se ma no. Ho pensi a quanto 1200. costa. Diventiamo dei mecha T-Rex. Andiamo? Sì. Sei pronta? Vai. È qualcosa di incredibile. Zoom. È bellissimo. È stupendo. Adesso sto laggando un po' anche io, Hai credo. visto? Mi fa vedere le cose in No, ritardo. raga, però il mecha T-Rex che non può spaccare i palazzoni, Esatto, cioè io no. mi aspettavo di poter distruggere tutto, ma la Ho tristezza. capito come funziona, è scam. Sì, Praticamente tu puoi è spaccare le solo tue stesse cose, è l'aspetto. solo l'aspetto. Da, ma no, ma allora perché ho speso 800? Perché una bi. Cos'hai? Dove? Puoi fare una capriola e far tipo una meteora che spacca tutto. Kung Fu. Scusa, chi me lo doveva dire sta È roba? comparso il tasto. A me non è comparso. Cioè, io lo faccio, ma non me l'ha detto nessuno. Se non me lo dicevi tu, manco me ne rendevo conto. Ah, ecco, allora lo vedo. Ragazzi, c'è un quantitativo di lag vergognoso. È veramente Ma è vergognoso. la mappa che lagga, non siamo noi, eh. Sì, certo, lo so. Cioè, è proprio la mappa È che per quello lagga. che è vergognoso. Se fosse la nostra lag andrebbe anche bene, ma No, noi non purtroppo. lagghiamo. Credo che con il Q puoi spaccare anche i palazzoni. Ci provo, vado in mezzo ai palazzoni. Guardami. Li ho spaccati. Con una lag interminabile, però sì. Sì, Sì, no, ma io laggo meno di te comunque nella ho mappa. notato, ho notato. Perché mi rendo conto da come ne parli che la tua è molto peggio. Invece io bene o male Bene, riesco a te l'ho distruggere. spiegata io sta tecnica, vai via. No. Che me l'hai spiegata tu, era ovvio. Ma cosa? Non ti rendi Sei conto della zitto, mia abilità? Cosa c'è guarda. di ovvio? Però per fare il livello 60 sembra lunghissimo. E non so, magari devo andare a fronte al boss. Magari... No, i boss... No, forse lì. Esatto. Boss enter, perché gli altri che vedi sono semplicemente aspetti shoppabili, quindi non c'entrano nulla. Ma io me ne vado da qui, scusami. Ma no, ormai ti conviene vincere. Ma vinco lo stesso, 60 secondi e tu zero. Cioè, almeno non aspetto 2 anni. Ci potrebbe stare. Vediamo. Ma è quello il boss, Ah raga. no, 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 perdo le ricompense, me lo dice. Vabbè, fa il boss. È matto.
La faccio anch'io, bro. Adesso mi guardo la boss battle. Che male. No, Steph, non ce la fai, ma neanche per idea. Secondo me forse è il boss della prima zona, questo è troppo potente. Ok. No, poi, cioè, il personaggio è più lento di un bradipo. Me ne vado. Ho rischiato di morire. Niente, lo lasciamo. Purtroppo non lo reggo. Dici che c'è... Ah, grazie, mi ha dato l'esperienza comunque. Ottimo. Alla fine è stato meglio far così. Qua per sì, 10 minuti possiamo diventare il Super Dino. Ah, ecco, perfetto. Guarda lì, a sinistra, lo vedi il cuoricino? Lì recupera la vita. Ecco, ma lì è bello! Ma chi ci doveva avvisare di sta zona? Ma non lo so, nessuno ci dice nulla. Quando trovi quelle mappe che ti danno talmente tante scritte che non capisci più nulla perché non stanno zitti. È quello che volevo fare dall'inizio del video, essere un dino gigantesco che mangia la città, raga, è il mio sogno. Vabbè, però comunque dovevamo acquistarlo questo aspetto, quindi abbiamo farmato per quello, dai. Ah, ecco il momento che stavo aspettando. Questo è satisfying, raga. Livello 56, guardate come mi mangio il palazzo intero. Buongiorno! Wow. Si fa anche un sacco di esperienza qui. Sì, danno 300 e passa. Ma infatti... scusami. Mm-hmm. Ti sei reso conto che è la zona di Natale? Sì. Che tipo... un po' come la mia skin di Minecraft. Esatto, sì. È un po' come la mia skin di Minecraft. Quindi non mi posso permettere di criticare codesta scelta degli sviluppatori, perché anzi mi verrebbe a dire che la condivida pieno. Allora, livello 62. Ci prendiamo tutte... C'è un quantitativo di lag ogni tanto che io tipo cammino e non si spacca nulla. Per tipo 10 ore poi mi arriva no, tutta vedi, l'esperienza la mia è tipo una micro lag, cioè nel senso che vedo quel mezzo secondino di ritardo nelle cose che faccio, ma nulla più di così. A te ha preso proprio malissimo. Malissimo, veramente malissimo. Non è che stai scaricando qualcosa e non te ne sei reso conto? Sto scaricando... E tipo stai facendo il boomer. No. Fammi controllare un attimo. Magari stai scaricando, che ne so. Magari siamo in live invece che stiamo registrando. No, infatti, non c'è niente, non c'è andata... nulla. No, io sono tornata piccola. Raga, ma mi si è buggato il modello. Ma Steph, non devi fare un reset, una. Però c'è qualcosa. No, va bene. No, guarda, Fere, dai. Ma io sono a posto, perché ha tutti i problemi lui oggi? È un pterodattilo il mio. Ah, sì. Un po' storpio, però, che ha fatto un incidente. Vado a vedere la zona del 60, dato che l'ho fatto. Visto che ci sono, ero curioso, l'ho sbloccata, quindi mi meriterò qualcosa di figo. Guardate che belli che sono questi. Questo qua è fighissimo. Questo, io comprerei questo. Troppo top. Devo dirvi che è bello anche il triceratopo, però non c'è paragone. E l'altro strafigo sono, vabbè, il drago. E questo qui che è talmente gigante che lo vedi e ti spaventi. Allora, vediamo. Livello 60 per entrare. C'è un pollo gigante comprabile. No, grazie, sinceramente. Non sono interessato ai polli giganti. Però perché ci sono queste uova? Se mangiano. Cioè, mangiamo le uova. Io sto prendendo anche i pacchetti regalo. Non so se hai visto che ci sono i pacchetti regalo di Natale da prendere. No, aspetta. Che succede? Non lo so. Sto facendo le uova. Te lo giuro. Sono a 10 di 180. Ah, ecco, vedi le uova che mi domandavo infatti come riuscissimo a ottenerle. E che serve? Ho preso 20 pacchetti regalo. Non ti so faccio sapere qual è il premio. Ok, grazie. Qual è il reward? Sono diventata un Pokémon! Bellissimo! Sono diventata un Pokémon, ragazzi! È davvero un Pokémon, è orribile. E ci fermiamo. No, aspetta, devo far vedere il Pokémon, no, arrivo. Ragazzi, no, no, no. No, no, dai, no. Avvicina, ti faccio dai, vedere il Pokémon. Dai, che rottura di scatole che sei. E dai, un secondo. Bene, sto volando! Anch'io volo. È perché siamo... Non ci avevo pensato, dato che siamo diventati degli pterodattili. Eccomi! Che brutto che sei. Ci vediamo alla zona. Ma cos'è questa mappa, Steph? Mi vedi? Mi vedi anche tu? Scendi qua. Eccomi, sono okay. Un Pokémon. Io sono... Questo, ragazzi, è il regalo dei pacchetti di Natale che sono ancora disponibili, quindi se giocate la mappa prendetelo, diventate dei Pokémon. Ciao. Ciao.